Benvenuti a tutti, intanto vi faccio gli auguri ai miei colleghi appunto per queste festività di fine anno. Contestualmente insomma, auguro a voi e quindi alle vostre famiglie gli stessi auguri. Siamo qui oggi per insomma, fare il punto un po' sui lavori del distretto nel corso del 2015 e poi anche per anticipare alcune novità importanti relative al punto al 2016. E qui con me ovviamente li conoscete: il presidente del distretto produttivo della pesca Giovanni Tumbiolo e l'ingegnere Giuseppe Pernice, responsabile dell'osservatorio della pesca del Mediterraneo. Ecco, iniziamo subito con il dottore Tumbiolo ad anticipare appunto quali saranno, insomma, quali sono stati le attività principali di carattere appunto promozionale, commerciale, internazionale, durante il 2015 dove è stato impegnato appunto il distretto della pesca. Beh, qui c'è una grande nota preparata dall'ufficio stampa che, come sapete, è iperattivo. Ho ricevuto una notizia che hanno, voi ormai siete vittime dell'ufficio stampa del distretto, perché hanno inviato nel corso dell'anno credo 98 comunicati stampa. 98 comunicati stampa che, e loro sperano di arrivare a 100 alla fine dell'anno. Non so quale premio si vince, un premio si vincerà se arrivano a 100. Comunque lui è proprio un braccio, sì, perché sì. E quindi io credo che fatica. Provo a immaginare che dietro questa frenetica attività ci sia invece un'attività frenetica oggettivamente condotta dal distretto della pesca, dall'osservatorio, dal centro di competenza. Io approfitterei per portare anche il saluto del professore Vincenzo Fazio, che non è qui con noi questa sera perché è impegnato anche per ragioni familiari di salute a Palermo, e si scusa, però idealmente è con noi e partecipa a questa conferenza stampa insieme all'ingegnere Pernice, che come sapete è il coordinatore dell'osservatorio della pesca del Mediterraneo e che è, come dire, il pilastro scientifico del distretto produttivo. Un po' è l'ente ispiratore dell'attività del distretto e in qualche modo ne è molto spesso causa ed effetto. E tutti sapete che i distretti produttivi hanno per legge dei compiti ben precisi, cioè quello di occuparsi di innovazione e trasferimento tecnologico, di internazionalizzazione, di marketing, quindi di aiutare le imprese, il sistema delle imprese a raggiungere meglio i mercati e soprattutto a occuparsi di quegli aspetti delicatissimi oggi, insomma, che sono assai di moda in questi giorni, la parte relativa alla finanza di distretto. E la parte finanziaria, la parte economica della vita delle imprese, così come quella delle famiglie, molto spesso è legata a cicli che non derivano esclusivamente da eventi territoriali, locali, eccetera, ma sono legati a processi molto ampi. E la stessa cosa vale ovviamente per tutte le altre attività di cui l'osservatorio si è fatto carico in questi anni, e quindi in buona sostanza il 2015, noi ogni anno facciamo questo simpatico incontro con la stampa per presentare ciò che è successo e ciò che deve accadere. In primo luogo, quello che è accaduto è appunto un progetto importantissimo, che è il progetto Nuove Rotte verso la Blue Economy. Il distretto si è molto caratterizzato con la Blue Economy, che è un passo avanti rispetto alla Green Economy, che è
importantissimo modello di sviluppo sociale ed economico, ma la blue economy va oltre, perché come tutti voi ben sapete il tema che ci poniamo oggi è quello di utilizzare appieno le risorse naturali, senza buttare niente. La blue economy pesca molto nel passato, nell'antico, e io penso sempre alla metafora del tonno. Del tonno non si butta niente, lo dicevano i grandi pescatori, i vecchi pescatori, e la blue economy ha questa filosofia, cioè rigenerare le risorse, restaurare l'ambiente, non soltanto per conservarlo, ma per rigenerarlo. E questa mi pare la migliore medicina per una società che invece sta consumando, e quindi sta consumando l'aria, sta consumando l'acqua, sta consumando i territori. La blue economy può essere una risorsa importante, una medicina, una serie di strumenti e di progetti sono stati avviati nell'ambito di questo importante foro che è stato Nuove Rotte sulla blue economy, e i risultati che saranno presentati ufficialmente alla fine di gennaio all'assessorato alle attività allo sviluppo, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e pesca, l'onorevole Cracolici, con l'onorevole Lobello, cioè quindi i rappresentanti della regione, referenti dell'Unione Europea, che hanno creduto in questo progetto sulla blue economy. Progetti che sono, che hanno dato dei risultati. Saranno presentate 3 nuove start-up, quindi aziende. Come? C'è già la data? Fine gennaio, sai, quando ci sono dei mezzi politici molto spesso bisogna fare conti con le loro agende. E soprattutto saranno presentati prodotti, i brevetti che sono derivati da queste attività che hanno riguardato intere filiere, la filiera del pesce azzurro, la filiera dei crostacei, e quindi da lì nascono nuove attività, attività produttive, attività economiche, ma soprattutto il distretto si è confermato ancora una volta una cassaforte dello sgangherato sistema pesca siciliano. Cassaforte perché ha custodito tutte quelle imprese, grazie all'eccellente lavoro che ha fatto l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, e ha custodito attraverso quelle realtà economiche che riescono a resistere quel patrimonio di economia, quel patrimonio di occupazione che va tutelato e conservato in Sicilia. Basti pensare che nel nostro distretto sono associate circa 130 imprese. E il volume degli d'affari del sistema pesca siciliano non supera i 700 milioni di euro. Le nostre imprese, quelle associate al distretto, e non sono tutte, ma meno della metà, sostanzialmente fatturano quasi 400 milioni di euro. Il che significa che in questo distretto viene custodito la metà del volume d'affari del sistema pesca siciliano. E questo è possibile perché molte associazioni, molti enti, penso a Confindustria, a Coldiretti, alle associazioni delle cooperative, ma anche a tante organizzazioni sindacali, datoriali, eccetera, hanno creduto in questo distretto come luogo di elaborazione di progetti, come elaborazione di idee. E tutto questo nasce in Sicilia, non dimentichiamolo, tutto questo alberga in Sicilia, una Sicilia che attraverso questo esperimento del cluster, questo esperimento dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, si mette al centro di un sistema che è il sistema pesca mediterraneo. È un sistema pesca mediterraneo che va sempre di più valorizzato, perché l'idea di chiuderci a casa nostra pensando di risolvere tutti i problemi è un'idea peregrina, è un'idea che non va da nessuna parte. Pensare soltanto esclusivamente a ciò che c'è dietro l'angolo è un errore clamoroso. Qui o salviamo tutti insieme il sistema mediterraneo, quindi con i nostri partner, con i nostri interlocutori dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, di tutti i paesi che hanno l'interesse a tutelare il patrimonio ittico del Mediterraneo, a tutelare lo stesso Mediterraneo, l'acqua del Mediterraneo, o lo facciamo tutti insieme o non ci riusciremo mai. È del tutto chiaro ed evidente che per fare tutto questo
ci vorranno anche delle condizioni geopolitiche, quindi noi salutiamo con estrema simpatia e con estremo piacere questo grande sforzo che la comunità internazionale e l'Italia in modo particolare stanno facendo per ritrovare anche un equilibrio economico, sociale, politico, soprattutto in Libia. La Libia, lo ricordo, è il più grande detentore delle risorse ittiche nel Mediterraneo. E noi, proprio sul piano dell'internazionalizzazione, lo sanno tutti, non ci fermiamo mai. E vedo qui una slide che mostra un recente incontro con il ministro Panariti, che è il ministro dell'agricoltura e della pesca dell'Albania, che verrà in visita nel mese di febbraio qui in Sicilia a incontrare l'assessore all'agricoltura e pesca, il suo omologo siciliano, l'onorevole Cracolici. Sarà qui in visita al distretto, ovviamente, a visitare le nostre strutture, ma in modo particolare fra i paesi del Mediterraneo io penso che con la Tunisia e la Libia bisognerà creare sempre di più un rafforzamento di intese, bisognerà trovare una sintesi per fare in modo di coinvolgere tutti gli altri paesi del Mediterraneo per rispettare l'ambiente, per rispettare il Mediterraneo, per proteggere le risorse, per pescare meglio e pescare di più. Quindi una conversione attraverso l'attività di internazionalizzazione che noi abbiamo sviluppato anche a molti livelli. Vedo qui il progetto che si sta per concludere, Club Bleu Artisanal, che è un progetto che abbiamo fatto con una piccola marineria della Tunisia, a dimostrazione del fatto che noi abbiamo a cuore la piccola pesca, la pesca artigianale, per valorizzare sempre di più il sistema dell'artigianalità, il recupero della storia, delle tradizioni e legarle sempre di più al mercato. Con i partner tunisini stiamo facendo un gran lavoro. Qui è la Camera di Commercio, il partner di riferimento, il capofila di questa importante iniziativa. Una attività fondamentale svolta nel 2015 è quella della creazione della rete dei distretti agroalimentari. Anche qui il distretto della pesca, senza togliere niente a tutti gli altri cluster, è stato assai attivo nella ricostruzione di questa rete nazionale dei distretti agroalimentari. Vorrei ricordare, l'ho sempre fatto, ma perché ci sono delle eccellenze in Italia, quando penso non solo al distretto della pesca di Rovigo, che è l'altro distretto della pesca esistente in Italia, ma penso ai tanti distretti agroalimentari, a Gragnano, a San Daniele nel Friuli, a Parma, a Conegliano e Valdobbiadene, al Vulture, tante eccellenze che evocano una grande ricchezza del patrimonio alimentare dell'Italia. E la Sicilia non è da meno e quindi la Sicilia ha il dovere di fare da capofila in questa nuova ricostruzione del sistema dei cluster agroalimentari italiani. E noi abbiamo fatto qualcosa di più, se vi ricordate in occasione dell'Expo di Milano abbiamo coinvolto anche dei cluster europei e poi in occasione di Blue Sea Land, della fiera che adesso arriverà alla sua quinta edizione, ma in occasione della quarta edizione che è stato credo un grande successo di numeri, voi avete già ricevuto i dati, 65.000 visitatori, più di 1.000 incontri B2B, 300 imprese partecipanti, 15 distretti e soprattutto la presenza di cluster, dei neo cluster del Mediterraneo. Quindi una rete fra distretti sul piano nazionale e sul piano internazionale destinata a creare quelle importanti sinergie per valorizzare il sistema produttivo agroalimentare ed ittico. Nel 2015 abbiamo sviluppato, si è svolto questo importante roadshow della filiera ittica in parecchie sedi in Sicilia, finalizzata soprattutto alla diffusione dei dati del rapporto annuale sulla pesca e l'acquacoltura, su cui poi vorrei pregare l'ingegnere Pernice
di darci anche alcuni risultati, visto che siamo a fine anno, e soprattutto anche sulle prospettive per l'anno 2016. E altre importanti iniziative sono state quelle rivolte in sede internazionale e sul piano politico, gli interventi al Parlamento europeo in due occasioni, immagino che altre ancora nel 2016 ne seguiranno, sono servite a gettare il sasso in piccionaia. È inutile ricordare a voi che ne siete profondi esperti e conoscitori, qui vedo il decano della stampa locale che conosce a menadito tutte le vicende, tutte le questioni antiche, però noi le conosciamo bene, le questioni della guerra del pesce, una guerra dimenticata, e permettetemi di dire e di rappresentarvi che la sensazione sgradevole che si ha quando ci si avvicina negli ambienti ovattati del Parlamento europeo e della Commissione, e che lì a quel livello i giochi sono fatti. Sostanzialmente l'appalto della pesca ce l'hanno due nazioni, la Francia e la Spagna in modo particolare. La voce dell'Italia è una voce molto debole, la Sicilia non pervenuta. E questo è il dato raccapricciante, e quindi aver dovuto battere i pugni, la prossima volta ci leveremo le scarpe, tenteremo di fare qualche cosa clamorosa, ma viva Dio, qualcuno lo deve pur sapere che qui sono morti dei pescatori, si sono sacrificate vite umane, che è una guerra che dura da 50 anni e che il prezzo di questo doloroso epilogo infinito stillicidio è pagato esclusivamente ed è tutto a carico di questa piccola comunità. Quindi la comunità di Mazara del Vallo paga un prezzo altissimo, l'ha pagato per una guerra che ha dovuto sopportare e che ha subito sostanzialmente. Quindi sfatiamo, vi prego, tentiamo di sfatare in tutti i modi le chiacchiere, le dicerie, che la guerra, che sono i pescatori, che una volta probabilmente, quando non c'erano regole, ma regole che non ci sono tuttora, il fatto vero è che non esistono le regole, e questo è il vero problema, e questa è la causa di tutto. Se chi di dovere, cioè l'Unione Europea, che ha il dovere di imporre le regole con i paesi terzi, perché la competenza esclusiva, primaria, è dell'Unione, è proprio l'Unione che deve tutelare i nostri pescatori. Tuttavia noi abbiamo lavorato per creare le condizioni, e voi lo sapete bene, lo ricordo a tutti, qui in occasione di Blue Sea Land, ne ricordo uno per tutti, in una notte, proprio in questo tavolo, in questo stesso tavolo, in una notte, perché finite le manifestazioni, i convegni, cose importanti, per carità, la fiera eccetera, qui in questo tavolo c'è stata una riunione, e mi ricordo c'erano i rappresentanti di Tobruk e quelli di Tripoli, c'erano quelli di Misurata e quelli di Derna, e c'erano tutte le componenti, e il direttore generale della pesca del Ministero degli Esteri ha gridato al miracolo, dicendo: ma guardi dottore, questo è un miracolo, siete riusciti a mettere insieme tutti i rappresentanti libici. Mi sono permesso di dire: eccellenza, guardi, questo non è un miracolo, questo è il bisogno, e noi abbiamo bisogno di pace. La parola d'ordine è che noi abbiamo bisogno di pace. Quindi la marineria siciliana invoca la pace, e chiediamo aiuto a tutti, alla regione, allo Stato, ai governi, alla comunità europea, agli organismi sovranazionali. Però bisogna partire dal basso, e credo che una iniziativa interessante, particolarmente interessante, è questa del coordinamento della filiera ittica Mazara, perché se non si parte dal basso non si va da nessuna parte. Quindi noi abbiamo accolto con grande piacere, con grande favore, e abbiamo anche messo un tavolo a disposizione di tutte le organizzazioni professionali e datoriali del territorio per costituire
questa filiera territoriale. Perché se non c'è il dialogo nel territorio, se tutte le parti non si parlano qui, ma quando mai arriveremo compatti, uniti alla regione? E quando mai arriveremo a Roma? E quando mai sarà possibile arrivare con una voce unitaria a Bruxelles? Quindi bisogna cominciare a fare forza qui, dal territorio, a partire. Questo forse, diciamocelo francamente, è il lavoro più difficile, però io confido molto in questa attività e nella bontà dell'iniziativa di alcuni sindacalisti, di alcuni rappresentanti di categoria che hanno voluto prendere questa iniziativa. Noi ci saremo, per noi non deve mancare. D'altra parte penso che la dimostrazione è che il distretto, grazie a quell'esempio straordinario che è l'osservatorio, che mette insieme soggetti più disparati, soggetti più diversi fra di loro, non solo per competenze, per territori, per distanze culturali, per distanze politiche, eccetera. Quindi noi ci siamo abituati a lavorare nelle differenze. Bisogna trovare la maniera per fare sintesi sul piano territoriale. Bluesland è stato quest'anno, si è confermato un evento di portata internazionale, 42 delegazioni straniere guidate ai massimi livelli, e c'erano, ricordo, più di 10 ministri, è venuto anche un ministro degli esteri addirittura, molti ministri dell'agricoltura, della pesca, e tanti capi missione, ambasciatori, consoli, eccetera, e soprattutto tante rappresentanze istituzionali. Quindi Bluesland è stato un evento molto forte e importante per questo territorio, è un toccasana, è una medicina per questo territorio, serve, lo vediamo, lo verifichiamo ogni giorno, ce lo dice la gente, ce lo dicono i cittadini, ce lo dice la gente comune, vuole che Bluesland diventi un appuntamento importante, lo sta diventando. Noi lo ripeteremo come ogni anno nella prima settimana del mese di ottobre. Quindi già ci siamo messi al lavoro e la grande novità è che abbiamo deciso, non se la prendano le agenzie importanti di organizzazioni, di eventi, eccetera, noi stiamo costituendo una cooperativa di tutti i giovani, di tutti gli attori che hanno partecipato a Bluesland e saranno loro a gestire questo evento. Da qui al futuro, speriamo, noi ovviamente il mio consiglio di amministrazione mi ha dato mandato di assicurare, ovviamente di guidare e di non mollare, voglio dire, di fare in modo che questa nuova imbarcazione, che questa start-up possa camminare, poi possa navigare da sola senza bisogno di assistenza. Ma in questa prima fase la accompagneremo, la guideremo. E poi Bluesland è comunque il luogo del dialogo, il dialogo e la pace, e noi non intendiamo, proprio perché siamo qui a Mazara del Vallo, rinunciare a questo importante tema del dialogo e della pace. Ricordo a tutti che il Rotary internazionale, i comitati interpaese di tutti i paesi del Mediterraneo nel 2016 si riuniranno qui per ripetere e possibilmente per rendere più importante e visibile questa preghiera comune per la pace e il dialogo fra i popoli, le religioni e le culture diverse. Signori, il 31/12/2015 coincide con una fase di rinnovo totale della natura del distretto produttivo della pesca. Cambia lo scenario, cambia la mission, cambia la definizione del distretto stesso. Noi ci mettiamo in gioco, io, l'ingegnere Pernice, il professore Fazio, e cioè chi in questo momento guida gli strumenti del distretto, quindi il COSVAP, il centro di competenza e l'osservatorio, saranno completamente rivisitati. Il distretto è sempre più orientato e proiettato verso la blue economy, diventa sempre di più soggetto di blue economy. Noi l'abbiamo creata, l'abbiamo inventata,
Ricordo a tutti che la Blue Economy è nata qui grazie all'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. È un frutto, una elaborazione già dal 2007 dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Quindi nessuno ce lo tocchi, nessuno ci tolga questa, a quantomeno una volta tanto in Sicilia abbiamo, come dire, un'intuizione, abbiamo un primato, perché ormai vanno di moda sempre le classifiche, tu chi arriva primo, qui siamo primi e siamo arrivati primi. Ora tutti parlano di Blue Economy, noi vogliamo fare in modo che la Blue Economy diventi sempre di più un modello culturale, un modello sociale, un modello di crescita e soprattutto di occupazione e di lavoro, perché grazie alla Blue Economy si creano nuovi posti di lavoro e questa è la mission più importante. Quindi, come vedete, cambia il logo del distretto, che cambia proprio nella sua denominazione, distretto della pesca e della crescita blu. Abbiamo voluto dare già nella sua denominazione, abbiamo cominciato a fare le riunioni con le categorie, prima col mondo della scienza, adesso intorno al 15 gennaio a Palermo all'università l'ingegnere Pernice, poi ne parlerà lui stesso, ha provveduto a convocare la riunione dell'osservatorio, perché abbiamo costruito l'impalcatura del distretto e dentro adesso tutti gli attori saranno chiamati, le categorie, le imprese, le banche, le istituzioni pubbliche, private, tutti i soggetti che fanno parte di un cluster possono concorrere a costruire, a manipolare, a creare il nostro distretto, il vostro distretto, perché il distretto è di tutti, è un soggetto inclusivo, non dimentichiamolo mai, lo è per legge inclusivo. La nostra non è un'associazione di categoria, non è, con tutto il rispetto, non è un patronato, non è un sindacato, perché ognuno deve fare il suo mestiere. Il distretto, il cluster, per legge è un soggetto inclusivo, quindi non c'è uno che dice ti associo o non ti associo. Si va e si partecipa, ci si iscrive secondo le regole che vengono stabilite dal patto di sviluppo distrettuale. Quindi queste prime riunioni, ne abbiamo già fatte due, una al CNR, una qui, la terza sarà a Palermo all'università, e ci porteranno fino al mese di febbraio, fino al 28 febbraio, data ultima in cui sarà sottoscritto il nuovo patto di sviluppo distrettuale. Può essere pure che mi cacceranno via, cioè, quindi ci mettiamo, perché ovviamente scadono tutti gli organi, scade il centro di competenza, scade il CDA del COSVAP, e quindi sarà riformulata la... Penso che se c'è uno intoccabile qui è l'ingegnere Pernice, perché a nessuno è passato in mente di dire cambiamo, anche in ragione dei risultati fin qui ottenuti, e gliene saremo, e questa comunità gliene deve essere infinitamente grata per sempre, per l'avvenire. Quindi questi sono gli orientamenti strategici per il 2011-2016, sarà costruita una nuova... dei nuovi assi e dei nuovi asset strutturali del distretto. Come vedete, la Blue Economy irrompe e diventa, e ne diventa, come dire, elemento caratterizzante della vita del distretto, e poi anche la governance, come vedrete, viene ristrutturata, perché ci sono nuovi organi, nuove strutture al centro, come vedete, del patto di distretto, della governance dello stesso distretto, ci sarà e c'è la Blue Economy. E tutti i soggetti che sottoscrivono il patto sono individuati, li individua la legge, noi ovviamente li mettiamo intorno dando un peso a tutte le entità che devono e possono partecipare alla creazione di un cluster. Ovviamente in testa alla natura, alla struttura del distretto ci sono, come deve essere, ci sono le imprese. Le imprese che sono nella testa, alla base e la sostanza dello sviluppo di un cluster. Io ho finito, ho esposto tutto quello che qua i signori, i vostri amici dell'ufficio stampa hanno preparato.
preparano sempre un sacco di compiti difficili. Vi ringrazio molto e vorrei passare la parola all'ingegnere Pernici. Ma io penso di aggiungere poche cose a quelle dette dal presidente del distretto. Il 2016 può essere un anno di svolta per la pesca siciliana, perché sono venuti a maturazione alcuni fatti importanti che nel corso di questi anni sono stati sviluppati anche attraverso l'elaborazione dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Quando partimmo con questo organismo, mettemmo a confronto due filosofie: quella imperante allora nel settore della pesca, che era che alla base della pesca dovesse esserci soprattutto un criterio di protezione, protezionistico dell'ambiente. L'ambientalismo forte portava naturalmente ad affrontare i problemi della pesca da un punto di vista soltanto biologico. Proteggere, non pescare. Questa filosofia diventava politica attraverso l'Unione Europea con tutta una serie di meccanismi. Ridurre lo sforzo di pesca significava ridurre le flotte e utilizzare strumenti sempre più repressivi nei confronti dei pescatori. Noi pensavamo invece che la politica della pesca non dovesse servirsi solo di un aspetto della ricerca scientifica, cioè della biologia marina, ma dovesse essere frutto di un'elaborazione congiunta di più settori: il settore dell'innovazione tecnologica, del risparmio energetico, della finanza di distretto, cioè in una visione di sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, che è poi alla base di una filosofia che è stata chiamata prima green economy e poi blue economy. Sostanzialmente l'osservatorio si basava su una concezione e continua a basarsi su una concezione: un settore economico può vivere soltanto se le risorse fondamentali vengono salvaguardate. Però la salvaguardia delle risorse deve essere compatibile con l'occupazione, con l'economia, in uno, molto sinteticamente, questa della sostenibilità delle risorse è una filosofia che dice sostanzialmente che noi dobbiamo sfruttare le risorse ambientali in maniera da non comprometterne l'utilizzo alle future generazioni. Questo principio per la pesca è sacrosanto e porta evidentemente a analizzare come fare in modo che le risorse vengano utilizzate in maniera sostenibile. Abbiamo fatto di questa filosofia uno sforzo partendo soprattutto dalla conoscenza dei dati. Non si può affrontare un settore economico senza conoscere i dati. Abbiamo messo a disposizione nel corso di questi anni una fotografia accurata del sistema pesca siciliano, per esempio aggiornando annualmente il numero di motopescherecci, la composizione, il tipo di pesca che fanno, i consumi energetici dei motopescherecci, e soprattutto mettendo in relazione il numero dei motopescherecci con lo sforzo di pesca e quindi con le risorse disponibili, cioè facendo in modo che l'osservatorio fosse il punto di riferimento di una visione da più obiettivi dell'intero settore. Io credo che in questo sforzo ci siamo in qualche modo riusciti e penso che il 2016 possa essere un ulteriore passo avanti. Perché? Perché siamo arrivati ormai ad una situazione, stiamo mettendo a punto per ora il rapporto 2015 sulla pesca, e i primi dati che emergono sono che più in fondo di così non si può andare, nel senso che la flotta peschereccia siciliana ha raggiunto ormai la cifra al 29 dicembre 2012 di 2.800 motopescherecci. Se si pensa che negli anni 80 del precedente secolo la flotta peschereccia siciliana era di 4.800 motopescherecci, significa che siamo quasi alla metà di quella flotta peschereccia. Soprattutto a risentirne sono
le marinerie che allora erano più numerose. La flotta di Mazara del Vallo, per esempio, secondo il Fleet Register dell'Unione Europea, iscrive oggi 202 motopescherecci rispetto ai 450 degli anni d'oro di questa flotta peschereccia. Ora, il problema è di verificare, e noi l'abbiamo fatto con il rapporto 2014, se questa flotta peschereccia è idonea per poter garantire la sostenibilità delle risorse. Noi riteniamo, ed è un giudizio diciamo congiunto, che questa flotta sia sostenibile, permetta cioè di poter assicurare una sostenibilità nel prelievo delle risorse se viene fatta una profonda ristrutturazione della flotta. Ristrutturare la flotta peschereccia siciliana non significa demolirla, significa soprattutto attrezzarla in maniera innovativa, riducendo fortemente i consumi energetici, creando a bordo condizioni di lavoro più civili per i lavoratori, più sicurezza a bordo. Significa soprattutto che il prodotto possa essere portato nelle case del consumatore con quelle garanzie e con quella certificazione che assicura la genuinità di un prodotto eccezionale qual è quello del Mediterraneo. In questo senso pensiamo quindi che i fondi di cui la Regione Siciliana potrà disporre tra breve, perché si è concluso l'iter di assegnazione dei fondi FEAMP con la trasmissione alle regioni e quindi la messa a punto dei primi bandi, debba finalmente premiare gli sforzi che l'osservatorio nel corso di questi anni ha fatto con una serie di proposte innovative in tutti i settori. 1,4 miliardi, no? 1,4 miliardi. Sì. Per la pesca. Complessivamente. Per la Sicilia. Per la Sicilia. Per la Sicilia dovrebbero essere 150 milioni. 150 sono stati, 156 dovrebbero essere la cifra esatta. E quindi tra breve dovrebbero partire i bandi. L'osservatorio vuole fornire alla Regione, diciamo, il frutto degli studi sviluppati nel corso di questi anni per fare in modo che le somme non vengano spese come negli anni passati. Noi, questo è un giudizio che è condiviso molto. Noi pensiamo, come osservatorio, che le somme che sono state spese nel settore della pesca non hanno prodotto assolutamente nessun miglioramento in termini di innovazione, di utilizzo migliore delle risorse, eccetera. E quindi bisogna puntare soprattutto su questo per fare in modo che finalmente si esca dalla crisi. Ristrutturare la flotta significa innanzitutto invertire quel meccanismo di demolizione senza ricostruzione. Non è detto che ricostruire significhi soltanto fare nuove motopescherecci. Il numero di demolizioni può essere sostituito in parte da nuovi motopescherecci di tipo diverso e questo porterebbe sicuramente a un miglioramento complessivo dell'intero settore, ma soprattutto darebbe lavoro a tutto il settore indotto che invece è completamente morto. Parlo della cantieristica, della meccanica navale, parlo di tutto il settore frigorifero, cioè quel settore che in una città come Mazara del Vallo, che viveva del mare, negli anni 80, 90, fino al 2000 è stato un settore economico fondamentale di sviluppo. Cioè non bloccare attraverso la demolizione. Questo settore ha prodotto la fine di tutto il settore indotto e ha prodotto gravissimi danni. Quindi su questa questione penso che l'osservatorio possa dare molto attraverso gli studi fatti, ma attraverso le proposte che andremo a fare, e infatti ci stiamo muovendo perché nel 2016 l'osservatorio sia adeguato sia in termini di presenze sia soprattutto in termini di proposte a fornire
alla Regione Siciliana quello che viene richiesto dall'articolo 7 della legge 16 del 2008, cioè supporto scientifico nell'elaborazione delle proposte e quindi dei bandi regionali del FEAMP. Queste proposte devono servire soprattutto per passare dall'ambientalismo biologico alla sostenibilità in termini di innovazione e di sviluppo. I dati li abbiamo forniti. Credo che un altro punto su cui... Quanti occupati sono persi? Quanto occupazione ancora si è stato... In quest'ultimo anno quante barche sono quanti occupanti sono intorno a un altro mille persone in uscita, altri mille persone in uscita, perché il numero di motopescherecci demolito nel corso del 2015 è stato di 72. Ne sono stati costruiti nuovi soltanto due barche, ma sono piccole barche, cioè la riconversione ha interessato soltanto la piscola pesca, la pesca artigianale, due barche. Se si pensa che nel 2014 invece motopescherecci dal, se si pensa che l'anno precedente nel 2014 ne sono stati costruiti ben 4 e nel 2013 13, significa che siamo ormai veramente agli sgoccioli e che quindi bisogna invertire la tendenza, bisogna fare una battaglia proprio per invertire la tendenza. L'altro aspetto su cui vi invito a riflettere è la necessità di una riflessione congiunta con i paesi frontalieri sull'utilizzo dello stretto di Sicilia. Noi non conosciamo ancora bene, ma lo vogliamo fare in questo numero del rapporto 2015, l'entità delle flotte pescherecce degli altri paesi che operano sulle stesse risorse nostre, perché il pesce è sullo stretto di Sicilia senza nazionalità, è di tutti. E quindi vogliamo sapere gli egiziani, gli algerini, i tunisini, quante barche nelle stesse zone pescano e in che condizioni pescano, cioè il rapporto di quest'anno andrà a dare un quadro anche conoscitivo del fatto che noi italiani, o meglio siciliani, o meglio mazzaresi, rispettiamo fortemente le volontà dell'Unione Europea e quindi maglia, giornate di pesca, fermo biologico, ma soprattutto aree di pesca sempre più ristrette, mentre gli altri possono pescare dovunque, non hanno obblighi di maglia, eccetera, eccetera, e quindi in queste condizioni evidentemente non si produce niente come risultato di quello che vorrebbe ottenere l'Unione Europea, cioè il miglioramento delle risorse ittiche. Quindi l'osservatorio pone come obiettivo per l'anno 2016 la creazione di un tavolo congiunto, in questo abbiamo la possibilità di avere tanti ricercatori dell'altra sponda che sono disponibili per fornirci questo loro supporto, per mettere poi a punto quel progetto di cui parlava il presidente Tumbiolo, di amicizia con questi paesi, amicizia che può essere basata proprio su quel criterio fondamentale, che è quello di un utilizzo sostenibile, razionale, condiviso delle risorse. Che cosa possiamo dare in cambio di questa filosofia? Possiamo dare innanzitutto conoscenze e crediamo che la Sicilia, le strutture scientifiche della Sicilia possano fornire molto in questo senso, in termini di know-how a questi paesi. E qui l'ultimo punto, il presidente Tumbiolo preannunciava questa riunione che terremo al rettorato a Palazzo Steri dell'Università di Palermo e che raccoglierà le migliori teste in termini di innovazione tecnologica. Quindi aspettate un altro comunicato. In termini di innovazione tecnologica che ci sono qui in Sicilia. Perché dal punto di vista dell'innovazione purtroppo in Sicilia non si è fatto niente. Chiunque guardi su internet un pochino la pesca negli altri paesi, ma anche in Europa, io non parlo dell'America o del Giappone, degli Stati Uniti o del Giappone, ma anche nei paesi del nord, le navi sono attrezzate con apparecchiature
per poter scandagliare in maniera efficiente le zone di pesca e poter individuare quanti ci pescano e come pescano, e quindi programmare l'utilizzo sostenibile anche nelle aree di pesca. Cioè la politica della pesca, la politica del risparmio delle risorse ittiche non può basarsi sulla demolizione, deve basarsi sulla demolizione dei motopescherecci, deve basarsi invece su un uso, come in agricoltura, della capacità di rigenerazione e quindi della protezione, che è poi innato nei pescatori, perché quando parliamo con i capitani loro ci dicono: noi vogliamo arare il mare, noi vogliamo trovare nuove aree, vogliamo far proteggere dove stanno finendo le risorse. Questo oggi si può fare, ci sono apparecchiature, strumentazioni. Uno dei progetti che abbiamo presentato l'anno scorso ma non è stato preso in considerazione e che ripresenteremo è quello di individuare nuove aree di pesca nello stretto di Sicilia, destinandole proprio a zone per il gambero rosso, le risorse fondamentali di quest'area, che sono il gambero rosso, il gambero bianco e quello viola, che possono essere utilizzati, aree che possono essere utilizzate attraverso sistemi sofisticati individuati dai nostri pescatori, che sono quelli dell'aratura prima, della spazzatura, eliminando tutte le specie parassite e quindi rendendole agibili per questa tipologia. Quindi su queste basi noi andremo a lavorare con l'Osservatorio della Pesca. Uno degli obiettivi che ci poniamo è quello di un profondo rinnovamento anche delle presenze all'interno dell'osservatorio. Le università, i centri di ricerca siciliani si sono rinnovati profondamente in termini di personale, di ricercatori. Ci sono nuove intelligenze e nuove risorse, favoriremo l'ingresso dentro l'osservatorio di queste nuove presenze proprio perché è necessario portare il loro entusiasmo rispetto a noi vecchi che ci dobbiamo mettere da parte, e quindi con questo spirito io credo che il 2016 possa essere anche per l'osservatorio un anno di svolta al servizio della pesca siciliana. Vediamo se ci sono delle domande che possono. Appunto, volevo sapere dal Presidente, per ripartire nel 2016, due buoni punti di partenza. Nel senso, di partenza sono il definitivo avvio dei lavori di pulizia del Porto Canale e una maggiore sinergia anche con l'amministrazione comunale, se vogliamo, insomma, se ci sono novità da questo fronte. Porto Canale, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, lo dice la storia, è un punto fondamentale. Cioè è incredibile che la capitale europea del Mediterraneo non possa disporre di un porto sin qui navigabile. Questo impedisce, come è a tutti ben noto, lo svolgimento di molte attività connesse alla pesca, ma crea anche dei forti disagi alle stesse imbarcazioni. Cioè, paradossalmente ringraziamo il cielo che c'è stata la demolizione, paradossalmente, perché non c'è più lo spazio dove collocare questi pescherecci, perché se oggi avessimo ancora la flotta di 15 anni fa sarebbe un disastro, cioè sarebbe una situazione insostenibile. È comunque insostenibile il fatto che per tutti questi anni non si sia provveduto. Comunque, speriamo che questa annunciata escavazione, quindi so che domani sarà annunciata la gara il bando per l'escavazione del porto, e non è affatto sufficiente questa opera parziale, però qui bisogna comunque dare forza a tutti gli enti che hanno provveduto sin qui e che si sono interessati per fare in modo che questo porto possa ritornare navigabile. Quindi noi incoraggeremo sempre più, è il nostro dovere farlo insieme anche alle altre categorie. In questo senso la filiera ittica Mazara si è più volte riunita, ha fatto attività di pressione nei confronti dell'amministrazione competente, cioè la Regione Siciliana, in particolare l'autorità per il dissesto, il commissario per il dissesto idrogeologico, e poi le altre amministrazioni competenti, il
il Genio Civile Opere Marittime, il Comune di Mazara, la Regione, eccetera. Quindi noi saremo vicine a tutte quelle amministrazioni che ovviamente vorranno remare nella unica direzione, che è quella A, di reperire i fondi necessari al completamento delle infrastrutture, di quelle opere necessarie per rendere il porto di Mazara un porto adeguato all'altezza, appunto adeguato alla nomea, e all'attività e coerente con ciò che deve svolgere un'economia ittica di primo ordine come quella di Mazara del Vallo. Siamo fiduciosi del fatto che recentemente e anche in tempi non sospetti l'attuale assessore all'agricoltura e pesca della regione siciliana si sia mosso anche in ordine al reperimento dei fondi. Recentemente una riunione a Palermo con il direttore generale della pesca, con altre autorità nazionali, hanno gettato le basi per trovare delle soluzioni finalizzate al reperimento dei fondi. Bisogna però fare fronte comune. Qui un appello va fatto a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali, all'amministrazione comunale che è protagonista, che deve essere in prima linea, in questo lo è stato per carità, ma deve essere ancora di più vicino a tutte le organizzazioni. Ci vuole un po' più di dialogo, questo è indispensabile. Se c'è più cooperazione probabilmente i risultati si otterranno in tempi più brevi. E invece per quanto riguarda l'osservatorio, io so da fonti che uno che parlava poco fa di una maggiore intesa con i paesi limitrofi del Mediterraneo per una pesca più libera e per una pesca che riesca a trovare un punto di intesa, cioè a fondarsi un punto di intesa. Ecco, come è pervenuto da fonti, uno dei problemi fondamentali è stato il fatto di non aver attuato una concreta operazione di fermo biologico, cioè che lo si faceva più a Mazara, dalle altre parti invece si continuava a pescare, quindi c'era sempre questa sorta di discrepanza che portava ad una perdita dell'attività. Non solo questa discrepanza di tempi, tra l'altro il fermo biologico siciliano è stato dettato più che da esigenze vere biologiche, da altri tipi di esigenze, ma soprattutto dal fatto che le leggi relative all'utilizzo delle reti, alle giornate di pesca, sono molto differenti tra tutti i paesi che operano nello stretto di Sicilia. Nello stretto di Sicilia, per esempio, la lunghezza del pescato di alcune specie come il gambero è molto differente tra la Tunisia, l'Italia, Malta, l'Algeria, l'Egitto, pur quando esiste, perché per alcuni paesi non esiste, in Egitto, in Libia non esiste attualmente normativa che riguarda l'utilizzo delle dimensioni minime, quindi questo sicuramente influisce in maniera decisiva sulla protezione delle risorse. Metterci attorno a un tavolo, lo fanno già i ricercatori scientifici, ma mettersi attorno ad un tavolo anche operatori del settore, e quindi l'Osservatorio della Pesca con i propri rappresentanti anche di questi paesi, permetterebbe di accelerare le procedure per un utilizzo sostenibile comune delle risorse. Come si è fatto con Blue Silent, non c'è dubbio. E quindi questo andremo a fare sicuramente nel 2016 con un tavolo rotondo. Tra l'altro su questo anche l'attuale assessore regionale, l'onorevole Cracolici, insiste molto, cioè l'osservatorio come punto di elaborazione di una politica di amicizia con questi paesi che permetta però di avere un tavolo di discussione su alcune questioni aperte. Le questioni aperte sono intanto di conoscere con precisione le aree in cui vanno a pescare questi altri e soprattutto permettere sicurezza ai nostri pescatori, cosa che attualmente non c'è. No, volevo dire, ma l'Unione Europea, per ritornare all'Unione Europea, ma sa dell'esistenza dei distretti, che in Italia esistono questi distretti, non solo il distretto della pesca, ma io distretti dell'agroalimentare, perché io sono del parere che o ritiene che i distretti siano ormai una cosa superata, oppure che addirittura la disconosce,
perché non ho mai sentito parlare qualche onorevole, qualche deputato o leggendo anche il giornale Questione Europea e compagnia bella, sentire parlare dei distretti. Dico, mi conosci questi distretti? Tu sei stato... Assolutamente, sei stato... ma esiste addirittura a Bruxelles una direzione generale che... La direzione generale sviluppo che ha all'interno proprio un asse dedicato ai cluster e fra i cluster europei riconosciuti dall'Unione Europea, cioè che lavorano costantemente con l'Unione Europea, i cluster marittimi sono oggetto di un regolamento, cioè de iure condendo, cioè proprio un regolamento in atto, in discussione, che riguarda proprio i cluster marittimi. Sull'agroalimentare ci sono molti distretti europei, soprattutto in Portogallo, in Polonia, la Polonia ha tanti distretti cluster agroalimentari e anche l'Inghilterra. Il Regno Unito ha dei cluster che sono classificati, ovviamente in tutti questi paesi ci sono delle norme diverse, ma pure in Italia ci sono norme diverse fra regione e regione. Però il tema del cluster, distretto significa cluster tradotto, o district in francese, o filière come la chiamano pure i francesi, corrisponde grosso modo a quelle che in Spagna sono le confradías, cioè proprio sono delle organizzazioni un po' finanziarie, sindacali, quindi cambiano da paese a paese. L'Unione Europea sta tentando di fare una regolamentazione comune, quindi altro che esiste, noi siamo stati convocati anche in audizioni riguardanti i cluster, certo sono meno clamorose di quelle della pesca, ma approfittiamo, anzi, quando facciamo le audizioni per i distretti parliamone pure. Quella è più una cosa più tecnica, proprio, cioè proprio una legislazione. Il problema della pesca italiane, siciliane in particolare, cioè si devono risolvere ormai in Europa, non si possono risolvere a livello regionale o italiano. Certo, però non è che i cluster sono né la causa né la soluzione di tutti i problemi, attenzione, anche perché io ricordo a tutti che questo distretto, vale la pena ricordarlo, come in altri distretti, in altri territori, eccetera, questo distretto è nato in piena crisi economica, cioè quando già il declino era, quando già stava scivolando, quindi prego tutti di comprendere che il ruolo di questo distretto, al netto delle diffidenze, voi ne sapete, ne siete ben conoscitori, cioè le diffidenze sono state enormi, perché soprattutto quando c'è una crisi, quando le cose vanno bene, ognuno che bene c'ha alloggia, trova posto. Ma soprattutto quando si restringono gli spazi e soprattutto quando in un sistema economico fragile come quello della pesca la politica diventa, come dire, entra a gamba tesa in un settore, voi capite che questo determina lo sfascio. Quindi c'è una crisi economica, una crisi culturale, ma c'è una crisi organizzativa e una crisi politica. E ovviamente il distretto, che è un interlocutore politico, come le organizzazioni sindacali, datoriali, eccetera, ma è diverso, è un soggetto che sta all'atere, non è un soggetto che sta né sopra né sotto, sta all'atere perché ha un'altra funzione, ha altre funzioni, funzioni di raccordo, di cerniera fra la politica e le organizzazioni sindacali e datoriali, fra il mondo bancario e le imprese, fra il mondo della ricerca e le imprese, quindi è un raccordo fra il sistema delle imprese e gli altri sistemi. L'Unione Europea sta intervenendo proprio per normare alcuni cluster e fra essi in particolare i cluster marittimi. Bene. Volevo sapere a che punto sono sul tema dell'internazionalizzazione, che tanto si è lavorato con il Presidente all'evento con i paesi africani. Cioè a che punto sono le? I rapporti con i paesi africani di scambio di know-how, quei progetti, quelle tappe di lavoro che erano state avviate con grande convinzione, sia con la costruzione. Vado subito al dunque. La globalizzazione noi... dei ritardi.
E come distretto abbiamo lanciato un progetto, alcuni anni fa, si chiamava Foro per l'Africa, che ha prodotto dei risultati concreti. In questo Foro per l'Africa noi abbiamo incluso, grazie anche alla forte collaborazione col Ministero degli Affari Esteri, molti paesi dell'Africa occidentale, del West Africa e dell'Africa subsahariana. Abbiamo incentrato un progetto in questo momento, mentre stiamo parlando, alcune imprese di questo distretto hanno già avviato importanti iniziative in Costa d'Avorio, in Mauritania, in Ghana, in Guinea Equatoriale. Abbiamo avviato da giorni un importante contatto, perché richiestoci, appunto, perché si passano voci, dal Presidente della Repubblica della Liberia, che ha incontrato il nostro ambasciatore insieme al Ministro dell'Agricoltura liberiano, e hanno manifestato l'interesse a incontrare il distretto produttivo della pesca della Sicilia, il Presidente della Repubblica della Liberia. Perché? Perché grazie anche a Blue Zealand, ma non solo a quello, perché noi l'attività di internazionalizzazione, soprattutto con i paesi del West Africa, dell'Africa subsahariana, la facciamo 365 giorni l'anno. E quindi in particolare con questi paesi è stata avviata un'attività importante. Nel mese di febbraio ci sarà una missione imprenditoriale di alcuni imprenditori che hanno già fatto azioni e altri intenzionati, interessati a sviluppare attività in quei paesi, in alcune località dell'Africa, del West Africa. Quindi questi progetti sono già avviati, sono attività economiche di cooperazione, quindi possiamo ben dire che sono stati avviati, e grazie anche al sostegno del distretto produttivo della pesca e del lavoro certosino fatto in questi anni dall'osservatorio, e concrete attività di cooperazione. Ci sono paesi nuovi che pensate di coinvolgere in questo lavoro di trasferimento, oltre che di tecnologie, innovazione, blue economy, ma anche forse di sviluppo di attività, ma innanzitutto il tema, lo diceva prima l'ingegnere Pernice, però il Mediterraneo è saturo, ma i mari, ormai gli oceani sono saturi, attenzione, il mare è saturo, attenzione, ormai il mondo è, come dire, a macchia di leopardo, cioè si pescano, spuntano i pesci, alcune tipologie in alcune zone, poi scompaiono, poi ricompaiono dall'altra parte, eccetera. Quindi ormai le risorse nel pianeta si vanno sempre di più depauperando. Quindi la medicina della blue economy non è la medicina valida per tutto, ma sicuramente è un ottimo, come dire, corroborante, può servire a dare sostegno alle economie locali, territoriali, a salvaguardare il patrimonio ittico nel pianeta, non è perché i progetti, la visione, la missione della blue economy non riguarda soltanto la pesca artigianale o la pesca industriale o l'acquacoltura, riguarda proprio il sistema dell'uso dell'acqua in senso lato e della terra. Detto ciò, noi soprattutto con l'Africa abbiamo intenzione di sviluppare, di fare sviluppare cooperazione a 360 gradi, a partire dal mare, cioè il mare è una occasione, è la stura, ma l'Africa è il futuro, perché l'Africa ha soprattutto una grande, grandissima risorsa, l'acqua. I cinesi l'hanno capito per primi e si stanno impossessando dell'acqua. Noi attraverso la nostra acqua, le nostre acque, il nostro mare, abbiamo l'opportunità di entrare dalla porta principale e soprattutto nel cuore di questi paesi che ci vogliono bene, che guardano all'Italia, guardano alla Sicilia, e molti ormai guardano anche a questo cluster, a questo distretto, come un organismo amico, perché noi abbiamo proposto competenza, abbiamo proposto lealtà, non abbiamo proposto
le metodologie utilizzate ancora oggi dall'Unione Europea, ed è questo stato, e questo è stato anche uno dei temi trattati in quelle audizioni, perché l'Unione Europea, quando tratta con i paesi terzi, finge di essere buona, cioè propone delle risorse finanziarie che molto spesso, tante, tantissime, perché ne dispone di tante e ce le mettiamo di tasca nostra quelle risorse, per avere in contropartita delle licenze di pesca, i giochi più importanti per avere le licenze del tonno, che sono, come dire, il big match della partita, la quota del tonno, sostanzialmente, che vanno in mano agli spagnoli e ai francesi, e qualche piccolo pezzettino passato a qualche ditta leader italiana, e finisce lì la festa. Questa è una partita, e questa è una, è un lavoro sporco, io lo denuncio questo lavoro e lo dico a chiarissime note, non mi vergogno e non ho paura di nessuno, lo dico a chiare note, quello che sta facendo l'Unione Europea è un'azione criminale, perché quando io vado in un paese mi compro con i soldi le quote e do agli armatori una unica chance, quella di pescare nel più breve tempo possibile, perché la licenza di pesca quanto dura? Perché in cambio ti do i soldi perché mi dai la licenza di pesca, e la divido agli attori, agli armatori europei. Quanto dura? Un anno, due anni? Quello sa che in un anno, due anni deve portare via tutto quello che può portare. Noi proponiamo un modello diverso. Ecco perché l'Unione Europea non gradisce molto, cioè, o meglio, le lobby dell'Unione Europea non gradiscono la presenza del distretto della pesca siciliano, non la amano, non la gradiscono, perché noi propugniamo un'altra filosofia, che è quella della blue economy, che è quella del dialogo, che è quella della cooperazione, che è un'altra storia, è un'altra cosa. Quindi questo, per favore, ditelo con chiarezza e senza riserve. Sia uno degli obiettivi strategici che il distretto, a mio modesto avviso, dovrebbe mettere in agenda per il 2016. E il ragionamento parte proprio da uno dei temi che sono stati trattati, forse più importante, perché li abbracciava tutti, trattati nell'edizione del 2015, cioè il valore dell'acqua, il significato dell'acqua, il valore strategico, culturale, ancora prima che economico dell'acqua. E allora nel lancio centrale diventa ragionare intorno alla sostenibilità dell'utilizzo dell'acqua, intendendo per acqua il nostro Mediterraneo. Non credo l'idea che il Mediterraneo sia più sacro degli altri, è sacro al par di altri. Questo però non significa che bisogna ragionare intorno alla possibilità, come proponeva l'ingegnere Pernice, anche sostenuto dai dati e dalle possibilità di innovazione tecnologica, per esempio, bilanci, è quello di centrare come obiettivo la sostenibilità e tanto culturale per la economia. E allora mi chiedo e vi chiedo, può essere veramente l'edizione del 2016 il momento di comunanza, atteso che ormai tutti i leader degli stati frontalieri partecipano da anni, sono presenti da anni, non solo al momento della tre giorni, mai contatto, ormai si mantengono durante tutto l'anno, perché poi il lavoro quello che non si vede è il lavoro che si fa durante l'anno, presidente dentro la mattina. Allora non può diventare il 2016 il momento di riunione attorno a un tavolo di tutti i rappresentanti che decidono dei paesi frontalieri per mettere su almeno un protocollo d'intesa, una sorta di linee direttive sull'utilizzo sostenibile e comune, operativo, delle risorse idriche del nostro mare Mediterraneo, da proporre all'assente Unione Europea. Non può diventare questo un momento, perché ormai i soggetti ci sono. Ma già nel proprio una sorta di provocazione, quella di mettersi insieme, tracciare un vero e proprio canovaccio su quelle che sono le modalità di comportamento delle varie marinerie che operano, partendo dai dati che si stanno elaborando anche su quello che è l'effetto dell'attività peschereccia in Egitto, Algeria soprattutto, che anche l'Algeria ha dimostrato di essere particolarmente organizzata sulla pesca, un loro sistema che è all'avanguardia anche dal punto di vista di rapporto di lavoro
penso all'Indrepo d'accordo, ma una sorta di linea strategica di intesa tra tutti gli attori, gli operatori del Mediterraneo. Mi piace segnalare che Blue Zealand è un contenitore talmente, come dire, vasto, talmente articolato, perché ci sono 100.000 cose, voi l'avete visto, è difficile raccontare tutto quello che accade in quelle giornate. Ma una cosa è accaduta, secondo me è passata, e questo me ne dai testimonianza, sotto traccia. Penso che il prossimo anno avranno i rotariani del mondo interesse e intenzione a valorizzarlo. Quest'anno c'è stato questo lavoro svolto dal Rotary International, dal distretto Sicilia-Malta. Il prossimo anno sarà invece un lavoro che sarà svolto dai comitati interpaese di tutti i paesi del Mediterraneo, con tutti i distretti italiani e del bacino del Mediterraneo. Quindi, grosso modo, pensiamo qui a una presenza di 2.000 rotariani, solo 2.000 rotariani che arriveranno da tutti questi paesi, che sono molto spesso degli stakeholders, sono comunque dei leader nei loro paesi, perché sono professionisti o comunque rappresentanti di istituzioni, quindi non bisogna pensare solo alla pesca. E poi il tema dell'acqua non riguarda solo la pesca. E il tema affrontato quest'anno, che sarà rielaborato, proposto e arricchito, Acque di Pace, ha prodotto un documento che si chiama la Carta di Mazzara. Però non, secondo me il messaggio non è passato. In quella carta io tenterò di procurarne qualche copia, di diffonderla, penso di fare un servizio al presidente del mio club in Venezia, lo faccio con piacere, ma soprattutto a chi ha coordinato questo lavoro, che è l'ingegnere Montalbano Caracci, di rendere un servizio a loro, perché questo è un tema importante. E questo documento sull'acqua, sull'utilizzo dell'acqua, è un documento destinato a diventare, se l'iniziativa viene presa da un'organizzazione presente in tutti i paesi del mondo come il Rotary, secondo la mia opinione può diventare assolutamente un tema diffuso e contaminante.